Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, sì, siamo nella mia postazione estiva, ormai la conoscete, e oggi vi devo mostrare assolutamente questa box. Si chiama VIP Box, collaborazione tra Mesauda e Pinalli. Quindi disponibile da Pinalli ed è che vista così dico no, vabbè. Poi oltretutto Mesauda, non so che cosa contiene perché è ancora chiusa, mi è stata inviata da Pinalli, che intanto ringrazio. Dovrebbe avere un prezzo di 49,90 euro, credo. Potevo guardare prima di iniziare, ma comunque più o meno è lì. So che sono in edizione limitata, quindi dopo un po' solitamente le mettono sold out. Se vi interessa e al momento non è disponibile, state attenti perché e sono collaborazioni che mandano fuori un po' uno stock di varie collaborazioni con vari brand e poi dopo le rimettono nel caso. Quindi se vi può incuriosire e non è disponibile, state attenti. Allora, io direi di aprirla insieme. Bellissima la box, è riutilizzabile anche. Mesauda è la fortuna e la gioia di essere liberi di esprimersi nella propria unicità, sempre. Prima cosa che vedo: adesivi molto carini. Beauty Memo controlla l'uscita della prossima super fantastica V-Box. Scusa, scusa, lo so, sono in ritardo, ma hai visto che make-up? Tutto l'occorrente per un look così wow che ciao ciao casi umani. Questa credo che l'attacco lì. Caffè e mascara. Wow, we feel good, taratatata, xoxo Pinalli, Pinalli love Mesauda, carini, carini, carini. Ma ora andiamo a vedere il contenuto della box. Sono quattro prodotti, mi sembra di aver visto, ce ne sono solo quattro o ce ne sono altri sotto? No, sono quattro full size, il cui prezzo ed è sicuramente il valore è superiore rispetto al prezzo della box. Partiamo da sinistra a destra. Allora, vediamo questo. Free Shine Free Smoothing and Mattifying Swiss Primer. Primer mattificante 30 ml, ovviamente full size. E Shine Free già mi dice che mi piace. Primer viso levigante e mattificante. Ok. Ok. Perfetto per la mia pelle mista. A base d'acqua ideale per correggere e preparare le pelli miste al trucco, ma ora lo vediamo. Effettivamente ha una texture che scorre, che è una meraviglia. Guardate, assorbe molto velocemente, un profumo delicatissimo e asciutta. La mettiamo sotto test immediatamente perché il periodo è quello. Poi vediamo cosa c'è qui. Ah, Vegan Stick Lash Mascara. Big and Tick. Ok, e questo che è un mascara Big Carbon Black Free. Mascara proprio di ogni tipo di allenamento, alta definizione, volume sorprendente. Resiste a tutto, un nuovo waterproof e non deluderà le aspettative. Quindi, ok, non c'è scritto, ma è un waterproof. Oh, particolare. Interamente in setole sintetiche con diverse misure. Molto particolare, ma assolutamente da provare. E i mascara, sono sempre alla prova del mascara. Altro prodotto, Rebelace Eye Pencil, quindi una matita occhi waterproof dal tratto definito ma morbido, non transfer e dal finish matte 101 spider 1,2 grammi. È una matita da temperare. Bella nera. Aspettate, questo è di punta e così è di piatto.
Bella nera, bella morbida, scorre bene. Mi piace già. Mi piace già. Allora, adesso andiamo a rimuoverla perché qui vedo, oddio, è finita un po' sotto, ma andiamo a recuperarla. Eccola qui. Golden Roses. È una palette, ovviamente full size, e 12 colori di ombretto dalla texture cremosa e sottile. Questa palette l'avevo vista tempo fa, ma non l'ho presa. Poi, mentre ne sono uscite delle altre che mi hanno inviato, e quindi questa è rimasta un po' nel dimenticatoio. E quindi era ora di provarla. Allora, l'unica cosa è che non so come fare perché la plastica è andata e non si apre del tutto, quindi è proprio a cofanetto. Allora, andiamo a switchare? Switchare, magari la swatchiamo, non la switchiamo. Però prima devo andare a rimuovere tutti i... Allora, guardate, la matita intanto non si muove. Quindi test matita superato. Andiamo a togliere tutto, aspettiamo un attimo che asciuga, ma tanto fa subito. E poi l'andiamo a guardare. Allora, Lancelot, che è un marrone opaco, Amber Queen, che è questo shimmer, Felicia e Victoria. Per adesso non ho trovato degli polverosi. L'ho sporcata. Belli, belli. Prima fila dico, ah però, belli intensi. Aspettate che pulisco qua che mi sono sporcata. Belli intensi, non polverosi, belli pigmentati. Mamma mia! Peace. Oh wow! Oh wow, sul serio, perché questo è un dual chrome. E ballerina. Il primo è stupendo. Ed è mamma mia. Wow. Wow. Allora, questo è ballerina. Oh mamma mia, che è più bello, secondo me. E questo è il dual chrome, che è oh wow. Effettivamente è proprio un oh wow. Andiamo con l'ultima fila. Ma prima pulisco un attimo qui, perché non voglio poi falsare i colori. Ultima fila, My Girl, Saga, opaco anche lui, ecco, Saga è un po' polveroso, Superstar, e l'ultimo è Perception, nero opaco bisogna saperlo fare bene, vediamo. Il primo va bene come colore transizione, il marrone opaco è un pochino polveroso, ma per ora è l'ultimo. Bello shimmer e il nero opaco è nero opaco. L'hanno fatto bene. Allora, ora ne pulisco l'ultima volta, ma posso dire tranquillamente che questa palette... No, ma guardate, bellissima, belli colori, bella pigmentata, non è polverosa. Al momento mi piace molto, anche perché delle palette di Mesauda ne ho testate diverse ed alcune, soprattutto le ultime, mi sono piaciute davvero tanto per via della qualità e delle prestazioni, la pigmentazione, il fatto che non siano polverose, il rapporto qualità-prezzo ottimo, mi sono piaciute davvero molto, quindi assolutamente approvate. Ora, ultimo test.
tranne il marrone, che bisogna stare un pochino attenti, per il resto non è neanche polverosa. Quindi per adesso diciamolo piano, ma mi piace assai. Allora, io direi che con questo vi ho mostrato tutti i prodotti della box. Ovviamente, come sempre, ringrazio Pinalli per avermela inviata. Fatemi sapere quali di questi prodotti vi incuriosisce di più, quale vi attira, se ne avete provato qualcuno, come vi siete trovate. Fatemi sapere tutto nei commenti come sempre. E niente, io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!